Salve a tutte e buona domenica. Di solito noi ci sentiamo il lunedì, ma questa volta, visto che si tratta di un'occasione speciale, ho deciso di pubblicare questo video oggi. E sì, perché siamo giunti al finale di Love is in the Air e queste sono quindi le ultimissime anticipazioni di questa stupenda storia d'amore che ci ha regalato tantissime emozioni. Prima di iniziare, però, vi volevo ringraziare di cuore per questo annetto passato insieme e per tutti i commenti meravigliosi e le parole dolcissime che mi avete riservato ogni volta. Vi assicuro che è stato bellissimo anche per me. Bene, detto questo, incominciamo e vediamo insieme cosa succederà nelle ultime puntate che ci aspettano questa settimana. Da quando è incinta, Eda tende a mangiare un po' di più. Serkan però è un pochino preoccupato perché sua moglie non fa altro che buttare giù cibo che secondo lui non è sano ed adeguato alla circostanza. Per questo ha deciso di farla tenere sotto d'occhio dall'intera famiglia affinché si nutra al meglio, senza nessuna esagerazione. Eda però è stufa, lei vorrebbe mangiare quello che più le piace e quindi, non appena suo marito esce di casa per andare a lavorare, corre al locale di sua zia nella speranza di trovare a tavola la libertà che cerca. Serkan intanto dà una notizia ad Engin e Piril, la loro piccola impresa si è aggiudicata un grosso progetto. Nei Paesi Bassi dovranno trasformare una vecchia fabbrica in un lussuoso hotel. Piril, che è una vera stacanovista, è felicissima di questa novità, suo marito invece un pochino meno. Poco dopo Serkan va a prendere Eda e le parla del progetto, anche lei si dice molto contenta, a patto che lui però non stia troppo lontano dalla sua famiglia. Il Bolat le promette che questo non succederà. Nel frattempo vediamo Aidan e Kemal insieme in un ristorante. I due si sono sposati civilmente. Aidan è felice perché sua suocera è andata via, ma ahimè, la donna è destinata a tornare. A proposito di coppie, vediamo Melo iniziare a stare un po' malino con Burak. Lui le chiede di passare del tempo insieme, lei però è sempre più fredda ed inventa scuse per stargli lontano. Successivamente vediamo Burak sfogarsi con Kerem, che è tornato in città sotto ordine di Eda. Il giovane svela di non riuscire a capire che cosa sta succedendo alla sua fidanzata e per questo ha deciso di fare un passo importante. Le chiederà di sposarlo. Nel frattempo però sentiamo proprio Melo confessare ad Ayfer che ha deciso di chiudere con Burak. Si è resa conto di non amarlo come dovrebbe, di non sentire nessun forte sentimento e poi è convinta che lui sia ancora innamorato di Eda. Assistiamo ad un nuovo salto temporale. Sono passati 4 mesi e la gravidanza di Eda è ormai agli sgoccioli, visto che è al 9° mese. Scopriamo che manca una settimana al parto. Intanto i Bolat si trasferiscono nella nuova casa. Dunque si preparano i famosi pacchi pieni di oggetti e vestiti. La casa vecchia è ormai vuota. La nuova dimora della famiglia è più vicina a quella di Ayfer e Melo. Le due donne sono felicissime di ciò. Eda comunque deve prepararsi al parto, che presto dovrà affrontare, quindi fa esercizi di respirazione nel giardino della casa che stanno per lasciare. Kiras l'affianca, Serkan osserva un po' annoiato. Prima del trasferimento definitivo nella nuova casa, Eda vorrebbe passare una notte in montagna. Serkan, seppur titubante, decide di accontentarla, così i due lasciano Kiras con Ayfer e Melo e partono. Intanto Seifi fa un annuncio ad Aidan e Kemal. Ha deciso di andare via. È tempo per lui di fare cambiamenti e nuove scelte. Per questo è arrivato il momento di salutarsi. Aidan la prende malissimo. Melo invece si prepara per andare ad incontrare Burak deve dirgli le cose come stanno. Non possono continuare la loro storia. Nello stesso momento, però, lui si prepara per farle la proposta di matrimonio e, sotto consiglio di Kerem, progetta una sorpresa: nasconde l'anello in un bicchiere pieno di spremuta. Durante il viaggio verso la casa in montagna, Serkan ed Eda si perdono, intanto battibeccano perché Eda continua a sostenere di voler dare alla luce in piscina, ma suo marito non è d'accordo.
Nel tragitto accade un grosso imprevisto. A causa di un guasto, l'auto si ferma. La nostra coppia quindi si trova bloccata in un punto sperduto. Scesi dall'auto, Serkan cerca di capire che cosa sia successo al motore. Ad Eda, ad un tratto, si rompono le acque. E qui inizia un vero e proprio delirio. Vi assicuro che queste scene saranno veramente divertenti. Fortunatamente Serkan risolve il guasto all'auto, i due ripartono ma non c'è tempo per arrivare in ospedale, Eda deve partorire subito, il piccolo sembra impaziente, così si fermano in prossimità di un lago ed Eda dice a Serkan che deve essere lui a farla partorire, del resto è informatissimo, durante questi mesi ha letto molti libri e guardato una grossa quantità di video sul parto, non dovrebbe esserci nessun problema, il nostro Bolat va in panico ma cerca di calmarsi. Nel frattempo in città accade di tutto e di più perché tutti finiscono in ospedale. Melo incontra Burak, chiude la storia d'amore con lui ma purtroppo beve dal bicchiere che il giovane aveva preparato ed ingoia l'anello. Aidan viene a sapere che sta per tornare sua suocera e beve una bottiglia intera di tranquillante, il che la fa andare in tilt. Engin ed Erdem scivolano rovinosamente e si fanno male. E nei pressi dell'ospedale Ayfer viene investita e si fa male ad un braccio e ad una gamba. Ad investire la donna è Cenk, il ginecologo di Eda. Tra i due però scatta la scintilla. Mentre tutto questo accade, Eda partorisce aiutata da Serkan. Il piccolo Alpi viene alla luce e tutto va fortunatamente per il meglio. La scena è davvero emozionante. Successivamente ritroviamo l'intero clan dei nostri due innamorati a casa Bolat. Eda e Serkan presentano il loro bambino a tutta la famiglia e ai loro amici, che lo salutano commossi. Con loro ovviamente c'è pure la piccola Kiraz, felicissima di aver avuto il suo fratellino tanto desiderato. Arriviamo quindi alla scena finale di questa dolcissima serie TV che ci ha raccontato un'incredibile storia d'amore. È passato qualche tempo ed Eda, Serkan, Kiraz e il piccolo Alpi sono al porto della città. Tutti e quattro sono vestiti di bianco e si stringono felici. Eda parla della sua storia d'amore, del suo amato Serkan e della sua adorata famiglia. In più facciamo una scoperta. Oltre a loro quattro, appare in un secondo momento anche Seifi, che è rimasto lì e non è andato via come invece aveva annunciato. La scena si conclude con un bellissimo bacio dei nostri due innamorati, Eda Yıldız e Serkan Bolat, ai quali a questo punto diciamo addio. Bene, ecco le anticipazioni di Love is in the Air, ora abbiamo finito davvero. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Live.